sento una musica strana. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Nera come l'acqua del mare, miele che poi diventa sale se siamo in riva al mare. Ma dove fa le vacanze Gigi D'Alessio? A questi e a tanti altri interrogativi cercheremo di dare questa sera una risposta. Dopo il caso Vetrana e il caso Garlasco, ecco spuntare improvvisamente per gli inquirenti un nuovo inquietante caso di omicidio. Chi ha ucciso la popolare nuotatrice Federica Pellegrini? È morta. La campionessa pare che si stesse allenando per le Olimpiadi e visto che il corpo è stato trovato in piscina, su questo indaga la Boncostume. Ne parliamo con i nostri ospiti di questa sera, il parere illustre quanto inutile di Vittorio Sgarbi. Allora no, Vittorio, facciamo. Non c'è Vittorio Sgarbi, no, per scusi, cortesia, non però non scagliamo la rissa in studio. Vittorio, dai, torna in studio, Vittorio! Non c'è. Ecco, l'ha offeso, vede, daremo spazio a tutti. Dopo sentiremo anche la testimonianza della modella ucraina. Non sono ucraina. E nemmeno una modella. La polizia sta indagando su quella che era la vita privata della campionessa. E la domanda che tutti si stanno ponendo adesso è: che cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Lo scopriremo dopo la pubblicità, restate là. Ma no, ma non c'è la pubblicità. Trucco, allora per cortesia non subito, c'è trucco, la pubblicità, trucco, dopo tamponiamo la pubblicità. Mughini, Sgarbi e l'avvocato Taormina. La Canalis invece la tampono io. Ma attenzione, che dice? 3, 2, 1, in onda! In onda! Eccoci tornati in studio. La polizia sta trovando delle tracce importantissime sul luogo del delitto. Infatti la scientifica ha trovato dei capelli. Chi è allora l'assassino? Brigitta Boccoli o Michela Quattrociocche? E perché i capelli non erano lisci? C'entra forse Antonio Ricci? Ma la domanda più inquietante è forse questa. Perché Fabio Capello non ha parcheggiato a pettine? Lo chiediamo a chi di solito riesce sempre a trovare il pelo nell'uovo, Chef Barbieri. Allora Bruno, cosa ci fai mangiare questa sera di buono? Infatti, perché c'è stata una grossa svolta nelle indagini. Nella notte di ieri pomeriggio è stato arrestato il vero assassino della Pellegrini, il vero assassino della piscina, è Alex Britti, che ha dichiarato: voglio restare tutto il giorno in una vasca. La verità quindi è venuta a galla e dagli esami tossicologici effettuati nel sangue di Britti sono state trovate delle tracce di caffè, di 7000 caffè. E dunque l'insonnia è il vero movente dell'omicidio? Perché l'ha uccisa? Perché prendere 7000 caffè? Non ne poteva prendere 3, massimo 4, che so, un cappuccino, un cornetto. Scusi, 7000 caffè è il titolo di una canzone. Ovvero? Ovvero. Sì, la canta proprio Britti. Può essere una prova. Alex Britti ha un alibi. Pare che sia un cantante. Chi pagherà per questo omicidio? Chi pagherà per una vita spezzata, ma soprattutto, chi pagherà sti 7000 caffè? Lo scopriremo la prossima puntata, state là.